Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con un nuovo gioco che vi avevo spoilerato in una live che avevo fatto, cioè che avrei portato, e perché uno di voi l'ha indovinato, complimenti Nico. Oggi vi porto Jurassic World Evolution. Aspettavo questo gioco già da un pochino, perché non se n'è parlato poi così tanto, tranne nell'ultimissimo periodo, che alla fine ha raggiunto un pochettino la diffusione mediatica che forse si merita, non lo so, bisognerà vedere, ma è rimasto comunque un pochettino di nicchia. Questo gioco, ragazzi, lo aspettavo molto perché per me rappresenta qualcosa di molto speciale, che poco ha a che vedere col mondo videoludico, ma con l'immaginario un po' collettivo, ma soprattutto personale, e i miei ricordi d'infanzia. Io sono un grandissimo fan di Jurassic Park. Ho adorato alla follia il primo film del 94. Era il 94? Sì, mi pare di sì. E capite bene che questo gioco rappresenta per me un piccolo sogno d'infanzia. Cioè, un gioco che ti consente di costruire un Jurassic World, giusto perché adesso c'è questa sorta di remake della saga con un film orripilante dal mio punto di vista, però insomma resta il sogno da bambino di costruire tutto un parco di dinosauri, e davvero sono molto emozionato. L'unica sola nota negativa di tutto questo è che io sono abituato a comprare i giochi su Instant Gaming o su altri siti tipo G2A, CD Keys, Humble Bundle, eccetera, e pagandoli molto meno del prezzo paccato di lancio che c'è su Steam o sulla copia fisica, ovviamente. Per questo gioco, per qualche ragione a me sconosciuta, non sono riuscito a trovare le chiavi. Probabilmente gli sviluppatori, cioè il distributore, ha deciso di non dare chiavi di gioco ai siti secondari per questa volta, il che è strano perché sostanzialmente tutto quello che ho comprato per PC negli ultimi anni non l'ho pagato il prezzo di listino, perché era disponibile da tantissime altre parti. Però per questo gioco non è andata così, e mi sono ritrovato a dover spendere i miei bei 60 euro del costo pieno del gioco al lancio, al day one. Quindi mannaggia la miseria. Va bene, a parte questa piccola nota negativa, sono veramente molto 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 felice di portarvi questo gioco e di giocare quello che rappresenta, come vi ho detto, per me un sogno d'infanzia. Ultimissima nota, poi partiamo subito con il gioco. Questo gioco purtroppo non è localizzato in italiano, neanche coi sottotitoli, purtroppo. E questa è una cosa che per un attimo mi ha fatto quasi pensare di non portarvelo, perché mi costringerà a tradurvi tutto quanto volta per volta e sarà per me molto difficile. Io con l'inglese me la cavo, però pensate un po' voi a giocare, a seguire la storia, a parlare con voi e nel mentre leggere traducendo quello che succede durante il gioco, poi all'interno di un gestionale. Ah, non ve l'ho detto, sì, si tratta di un gioco gestionale in cui dovrai gestire un Jurassic World o Jurassic Park, che dir si voglia. Insomma ragazzi, sarà difficile questa serie per me, ok? Quindi se delle volte mi impappino o non riesco a spiegarmi bene, dovete perdonarmi, ce la sto mettendo davvero tutta, ma vi prego di credermi che non sarà affatto facile portarvi bene questa serie, ok? Farò del mio meglio, ve lo prometto, ma abbiate pazienza se qualche volta risulterà un pochettino confuso se dovessi impappinarmi. Comunque, direi di procedere. Ho già fatto un giro sui settings grafici per vedere che tutto andasse a posto. New game. Allora, ciao e direi benvenuto. Il mio nome è dottor Ian Malcolm. Hai sentito parlare di me? Aspetta. La correzione che dovessi aver sentito da me, specialmente ora che sei qui. Allora, davanti a te ci sono le isole che devi controllare. Vedete ragazzi, porca miseria, soprattutto quando le cose sono a tempo è un disastro. Allora, Isla Matanceros, 200 miglia a ovest di Costa Rica. Vabbè, allora, se non c'è scritto neanche, io non riesco a tradurvi in simultanea un inglese soltanto audio. Porca miseria. Cioè, riesco a capirlo, ma non ce la farò mai a tradurvelo in tempo reale così. Porca miseria. Sarà dura, sarà molto dura.
Allora, sono Cabot Finch, pubbliche relazioni e management di crisi, e sono qui per aiutarti. Inizierai costruendo un Hammond Creation Lab. Ok. Life finds a way. Ok. Allora, abbiamo già iniziato su un enclosure per te. Devi solo prenderla da parte, ma... Madonna mia, ragazzi, sarà un disastro. Abbiate pazienza, vi prego. Allora, Hammond Creation Lab. Porta i dinosauri dall'era giurassica al Jurassic World. L'Hammond Creation Lab permette l'incubazione, la modifica e il rilascio dei dinosauri all'interno del parco. Può essere collegato direttamente come cavolo si chiama? Sì, vabbè, qui alla recinzione. Allora, aspetta adesso però. Un attimo solo. Qui abbiamo... Vediamo un po'. Questo è tutto il menu di costruzione. Vabbè, penso che volta per volta ce le spiegheranno queste cose. Va bene, penso che si possa fare qui. Allora, concentriamoci su quello che stai facendo qui, che è quello di costruire una produzione di dinosauri sulle isole che si chiamano Cinque Morti, la Cinco Muertes, perché lo spagnolo è la lingua locale. Ok. Scusate, allora, devi connettere al... Vabbè, insomma, devo metterci la strada. Ok. Allora, credo che si possa girare così. Perfetto. Ora arriva il vero test, incubare un dinosauro. Inizierai con uno struzio mimus. Seleziona il Creation Lab e scegli una Hatchery Bay. C'è abbastanza data dei genomi per il tuo primo dinosauro. Allora, Hatching Bay, Incubate Dinosaur, eccolo qui, e struzio mimus, eccolo qua. Progresso del genoma 65%, genoma non ibrido. Qui ci sono tutte le caratteristiche del dinosauro che poi vedremo volta per volta. Modificare genoma e incubate costa $30,000. Le macchinazioni dell'ambizioso. Tornare indietro dall'estinzione, giocare con le leggi della natura. Come può andare bene? Avanti, dottore. So che hai imparato così tanto e investito ancora di più nella nostra operazione giurassica dall'ultima volta. Sì, Mr. Finch, sì, l'ultima volta. C'è sempre un'ultima volta e una prossima. Allora, rilascia il dinosauro. Ah, te lo fa proprio vedere così? Ah, la vita inizia, il momento più prezioso, il risultato di un insieme incalcolabile di azioni e reazioni, tentativi ed errori, mutazioni genetiche e combinazioni imprevedibili. Caos, tutto diretto in un essere che vive, respira e pensa, un'entità distinta e unica, e ora li fabbrichiamo. Quindi, penso ben fatto. Ok. Quindi? Oh, ok, così si torna indietro. Quindi ci sono dei filmati che... Esatto, posso andare anche abbastanza vicino. Allora, l'Hammond Foundation ha tre aree principali di interesse: security, entertainment e science. Allora, ho già avvertito i capi delle tre divisioni di avere a che fare con te personalmente per essere parte del team. Scegli uno dei contratti, ti aiuterà a sviluppare la tua struttura. Ah, ok. Aspetta, che vuol dire però questo? Choose a contract. Cioè, allora, scegli un... Allora... Dopo questo contratto... Ah, ok. Allora, quindi inizio da uno, ma questo non mi esclude gli altri. E infatti è questo che non capivo, effettivamente. Allora, vediamo. Scienza, intrattenimento o security? Beh...
Considerando come sono andati tutti i Jurassic Park, io investirei prima di tutto su security. Questo è Lambert, capo della sicurezza. Benvenuto, cioè, benvenuto nelle isole. Allora, ecco il nostro compito, credo. Così. Allora, dobbiamo tenere sotto controllo gli animali e incoraggiare allo stesso tempo comportamenti istintivi, perché questi animali hanno potenziale di combattimento. Tutto quello che la paura di tutti, me stesso incluso, è di avere gli animali liberi nel parco, e non ce l'ho fatta a leggere il resto. Mannaggia la miseria, non ti dà neanche il tempo. Ma vabbè, dovrò fare meglio. Allora, scusate. Allora, primi passi. Costruisci, connetti e alimenta un Expedition Center. Allora, vabbè, comunque. Come si chiude questa cosa? Ah, certo, ok. I contratti possono essere richiesti dai capi della divisione della control room. Completali per aumentare la tua reputazione e avere nuove risorse per continuare a far espandere il tuo parco. Ok. Centro spedizioni. Ma posso girarlo? Cioè, come si gira questo coso? Ah, ok, chiaro. Dovrei liberare dagli alberi. L'unico problema è come si fa? No. Non posso levare. Come si levano gli alberi? Perché è evidente che devo fare un po' così. Se no, dove diavolo lo metto quell'affare? Oppure ho sbagliato qualcosa io, che magari l'ho orientato male io. Potrebbe pure essere. Ah, ok. Ok, era semplicemente troppo vicino. Va bene. Allora, una cosa in più. La tua reputazione. Tieni un occhio su questo, ok? Devi avere una reputazione molto solida con una divisione e avrai migliori rapporti con loro e avrai più risorse da parte loro. Ma è un atto, è una questione di bilanciamento. Allora, ogni divisione cerca di attrarre risorse e la tua attenzione su di sé, e sta a te bilanciare le cose. Ben fatto. E non c'è assolutamente nessun sarcasmo, a meno che non ascolti attentamente. Allora, quello che intendo dire è che completare le missioni aumenta la tua reputazione con la Security Division. Vuol dire che ti daranno volta per volta missioni sempre più difficili. Sempre più difficili. Ok. Highland Management. Allora, sono Claire Deering e sono stato su queste isole prima. Su Isla Nublar ho fatto alcuni errori e ho cercato di correggerli. Credo in quello che stiamo facendo e credo in questi dinosauri. Ok. Un management responsabile dei nostri animali è una chiave per esattamente come creare un ambiente sicuro per i nostri visitatori. Allora, adesso abbiamo la prima missione. Allora, abbiamo bisogno di un dinosauro test per questo. Per questa. Vabbè, missione, credo, di sicurezza. Vabbè, insomma, dobbiamo avere il 50% di genoma dell'Edmontosaurus. Allora, ok. Va bene, iniziamo la missione. Però, questo, allora, questa qua, questo Island Management,
questo schermo contiene una panoramica di tutti gli elementi chiave di management della tua isola. Il tuo rating dell'isola, reputazione delle divisioni e un sommario delle finanze. Puoi anche vedere il progresso delle missioni e i contratti attivi sull'isola corrente. Ok. Lambert here. Allora, ho una nuova missione per te che credo sia perfetto per la tua abilità attuale. Ok. Allora, usa il centro spedizioni e il centro fossile per... Aspetta. Sono grato di averti con noi. Come immagini, gli animali nelle varie facilities sono costantemente... I dinosauri sono più intelligenti e più infidi di quello che le persone credono e non bisogna sottovalutarli. Ecco perché sto sempre testando e valutando i nostri sistemi di protocollo e le barriere. Ed ecco quando entri in gioco tu. Allora, do credito a questo tizio qua, Lambert. Vede gli animali sia come un pericolo che come un'opportunità. Allora, devi estrarre abbastanza DNA dai fossili per incubare e far crescere un dinosauro. Ecco la prima fase della missione. Allora, il centro di spedizione... Allora, un centro di spedizione ti permetterà di mandare il team di scavo intorno al mondo per cercare nuovi fossili di dinosauri. Il DNA viene estratto da questi fossili e questi i nostri scienziati possono partire da questo per creare un dinosauro vivo, praticamente. E allora, devo parafrasare un po' ogni tanto, ragazzi, perché sennò non riesco a tradurre letteralmente volta per volta, anche perché scappano fuori, soprattutto in questa prima fase di gioco, cose dappertutto. Questa prima puntata sarà veramente complicata per me. Allora, il centro di spedizione può mandare team di scavo intorno al mondo per cercare nuovi fossili di dinosauro. Scegli un sito di scavo per iniziare una spedizione lì con un team di scavo disponibile. Il centro di spedizioni, Expedition Center, mostrerà un'icona quando è pronta per mandare per spedire fuori un team di scavo. Ed eccola qua, che è pronto. Allora... Adesso, upgrades, deactivation, d'accordo. Expedition map, eccola qua. InGen, database, dinosauri, geni, locations, archivio. Vabbè, poi questo lo vedremo volta per volta. Ok, allora. Ok, queste sono le isole. Allora, Isla Muerta, Isla Sorna, Isla Tacano, Isla Peña... Isla Nublar, me la ricordo bene. Ok. E questi sono i gradi di difficoltà. Con tutta probabilità, durante il gioco vedremo le varie isole. Allora, Expedition Map. Edmontosaurus, eccolo qua. Bene, il tuo primo team di spedizione sta andando via. Torneranno al Fossil Center con quello che avranno trovato. Bene, 2 minuti rimasti. D'accordo. Il tuo lavoro è semplice, davvero. Crea dinosauri che attirano visitatori nelle tue strutture, guadagna, con questi soldi fai più ricerca per migliorare la tua struttura e creare più dinosauri, eccetera. Un cerchio della vita, sviluppo e risorse, natura e commercio, vedi? Semplice. Ok. Vediamo un po'. Poi che altro posso fare qua? Ah, Fossil Center. Allora, il Fossil Center ti permette di estrarre DNA dai fossili e dall'ambra per creare nuovi genomi di dinosauri. Allora, estrai fossili per costruire genomi per ogni dinosauro. I genomi disponibili ti permettono di creare dinosauri all'Ammon Creation Lab. Le spedizioni qualche volta trovano delle scoperte extra che possono essere vendute per monete, cioè per soldi. Ok. Questo è quanto. Ammon Creation Lab. Però
Ci sono ancora tante cose che devo capire. Tanto per cominciare. Dov'è il dinosauro che ho fatto? Ah, eccolo. Eccolo qui. Ah, ok. E quindi ci sono i dati anche per ogni dinosauro. STR001. C'è anche un codice. Struzio Mimus. Allora, vabbè, sta bevendo. Salute 100%, comfort 100%. Quindi, tutto sommato, siamo messi abbastanza bene. D'accordo. Allora, io sto andando molto a tentoni in questo momento, ragazzi, come potrete immaginare. Ok, allora, Isla Matanzeros, profitti per minuto, meno 7252, ok, vabbè, devo costruire più dinosauri, d'accordo. Ah, genoma insufficiente, ok, ma ne faccio un altro. Aspetta, modificare il genoma? Oh, addirittura. Lifespan, cioè vita. Ok. Praticamente mano a mano che ricerco un nuovo genoma. Allora, dovresti estrarre i genomi dai fossili che sono stati. Ah, ok, quindi. Va bene, ecco, questi fossili ti consentiranno di avere più dati per i dinosauri. Quindi è tornato il gruppo di spedizione. Molto molto bene. Andiamo al Fossil Center. Guardiamo i fossili, molto bene. Allora, ah, ma ce n'erano anche prima? Allora, non ci sono, non c'è DNA e possiamo venderlo. Oh, ok, genoma di Edmontosaurus. Estrai il DNA. Ecco, Edmontosaurus, estrai il DNA anche da questo. Ceratosaurus, estrai il DNA. Ah, ce n'erano già altri. Ok. Triceratops. Struzio Mimus, vabbè, perché no? Cos'è, non c'ho più soldi? No, no, non è possibile. 7 su 8, vabbè, dai. Perché non me lo fa fare? Ingen database, vabbè, questo poi lo vedremo. Perfetto, abbiamo l'Edmontosaurus. Ok, ora devi incubare l'animale nell'Ambon Creation Laboratory, prima di rilasciarlo in un recinto. Vorrai anche avere una presenza Aku sull'isola, non so che cosa sia. Vabbè, mappa non ci interessa, Management Views, ah, questo potrebbe essere utile, poi lo vedremo. Enclosures, ah ok, queste sono i... No, Ammon Creation Lab, d'accordo. Ok, gate. Questo è per gli erbivori. Questo è per dar da mangiare agli erbivori sul territorio. Ah ok, queste sono tutte... Guardate che figata. Allora, va bene, le recinzioni. Il gate, perché è un'apertura, insomma, la porta della recinzione. Il feeder per erbivori da terreno. E un feeder per gli erbivori più alti. E un feeder anche per i carnivori. C'è una viewing gallery che consente ai visitatori, immagino, di stare lì e guardare i dinosauri. E ci sono altre cose che invece sono bloccate, probabilmente si sbloccheranno più in là. Allora, Aku Center. Ah, ok. È una struttura che ti consente di avere il sistema di sicurezza, cioè un intervento di una squadra speciale in caso di problemi per... Ok, sì, l'elicottero Aku per tranquillizzare i dinosauri e usare i team di trasporto per trasportare o vendere dinosauri tranquillizzati o rimuovere dinosauri morti. Ok, d'accordo, è chiaro, è chiaro. Mi sa che è il caso di costruirlo qui, su per giù. Molto bene. Poi, intanto, facciamo un Edmontosaurus. Incubiamolo.
Bene. Comunque ci mette anche poco. Allora, dal centro ricerche devo anche ricercare Aku Reload Speed 1.0. Vediamo un po'. Allora, il centro di ricerche ti permette di migliorare il tuo parco in molte maniere. Nuovi edifici, upgrade, eccetera, eccetera. Ok, allora, la ricerca ti permette di sviluppare e espandere molti aspetti delle tue strutture. Puoi ricercare nuovi geni migliorati e nuovi per con cui migliorare i tuoi modificare i tuoi dinosauri. Ok. Alcuni oggetti hanno richiedono una reputazione di divisione prima che diventino disponibili, quindi ci sono alcune cose che anche avendo le risorse e i prerequisiti non posso ricercare se non ho una certa reputazione con una certa divisione, e comunque posso avere un'alta reputazione con tutte quante le divisioni. C'è ancora da capire se una cosa fatta per una divisione fa calare la reputazione su un'altra, ma bisognerà vedere. Allora, ricerche, enclosures, ok, c'è recinti elettrificati, porca miseria, questo... Allora, ricerche genetiche. Oh. Ammon Creation Lab 2. Ok, posso rilasciare il dinosauro. Andiamo. E vediamocelo. Che bello che mette in prima... che bello che mette in primo piano i dinosauri nuovi. Vabbè, finora ho fatto tutti gli erbivori, credo. Sì. E mi sa che vorrò continuare così per un po' ancora. Poi vedremo. Beh, gli erbivori non dovrebbero darsi fastidio a vicenda. Perfetto. D'accordo. Adesso... Ma io nel mentre posso andare a fare altre spedizioni? Ok. Aspetta. Allora, Dottor Dua... È il nostro nuovo direttore delle operazioni. Sono Dottor Dua. È della Science Division. Allora, se stai per andare a... Cioè, vabbè, insomma, reputazione con la divisione di Science. Vabbè, non ha detto niente di particolare. Allora, usa il centro spedizione per... vabbè, per disotterrare un fossile piccolo medio di un erbivoro. Ok, l'unico problema che... ecco qua, è quello che temevo, ragazzi. Le varie missioni cambiano la reputazione facendo crescere molto quella di qualcuno, ma diminuendo quella di altri. Va bene, accettiamola, va. Anche se... Allora, qui c'è un triceratopo. E volevo troppo andarci. Voglio il triceratopo, ho deciso. Comunque, devo ricercare Aku Reload Speed. Aku Reload Speed. Eccolo qua. Allora, che cos'è che fa... Ah, ok. Vabbè, insomma, è la velocità di recupero delle unità di controllo dei dinosauri, praticamente. Alla fin fine si tratta di quello. Allora, ok. Engine database. Vabbè, andiamo un attimino a vedere, va. Ah, ricerca completata. Right. This next bit is gonna sound a little crazy because frankly it is. But we are gonna encourage... Allora, sembrerà stranissimo, ma adesso we'll then react and see if our procedures and personnel are up to the challenge. Yes. So at this point I'd like to take back everything I just said about this guy. Allora, praticamente mi sta dicendo che adesso dovremo... guarda, sapete che cosa c'è, ragazzi? Mi trovo molto meglio a ascoltare attentamente quello che dice
la persona e poi a spiegarvelo, invece di tradurlo simultaneamente perché mi è molto difficile farlo. Allora, in buona sostanza adesso, per quanto strano possa sembrare, dovremmo fare una specie di test, ok? Dovremmo aprire il gate per testare la nostra capacità di proteggere i visitatori in caso di fuga di un dinosauro. Ok? Sì, sembra assurdo, e forse lo è, però, insomma. Open gate. Minaccia di... Ok, dinosaur threat. The ACU, or Asset Containment Unit, should be your first port of call to bring down a rampaging Allora, dinosaur. devo usare l'ACU. Taking that contract was the smart choice. You've proved that. Thanks. Allora, sì, ho capito, ma... Che diavolo... Allora, mi si sono accavallate le cose. It will allow us to work together to create life, pure life. If you've been listening to Dr. Malcolm, then you know how important this is to us and to me. Ok, dice, ora, la prossima missione ci dà l'opportunità di creare vita e un sacco di prosopopea, eccetera. In buona sostanza devo acquisire il 50% del genoma di un triceratopo. Molto interessante, mi piace. No, aspetta, non ora. Okay, we have our runner. Time to tag him and bag him. We're using less than lethal, but remember, that dinosaur doesn't know this is just supposed to be a drill. So watch your back. Ok, ora While I affront... understand the need to keep our security as sharp as possible, this is not the way I would go about doing it. You have a problem with how we keep you safe, Doctor. I'm happy to discuss it at a later time. Right now, we have our hands full. Allora, vabbè, in sostanza gli sta dicendo, questo è un pericolo perché il dinosauro sta fuori, ok? La dottoressa non è molto felice del modo, che ha il tipo della sicurezza per testare il... Però lui se n'è in buona sostanza fregato. Abbiamo nuovi fossili, quindi intanto andiamo a ricercare. Qui vendiamo questo. Ah, ok, genoma di... Perfetto, tutto quanto. Bene, allora, il fatto che alcune cose siano a tempo ci permette effettivamente di fare più cose insieme. Ora, vediamo un po' di affrontare sto problema una volta per tutte. Confirmed. Ok, adesso l'elicottero andrà a sparare al dinosauro. Vediamo che succede. Allora, ok, sì, va bene. Ah, ok, posso anche pilotarlo manualmente? Vabbè, me ne frega poco. Va bene. Ok, vabbè, poca roba. Insomma, l'elicottero adesso cosa farà? Sparerà al dinosauro con tranquillanti. Perfetto. Trasporta il dinosauro in uno spazio sicuro. You'll need to call in the offshore transport team to safely move this dinosaur back to its enclosure. Allora, aspetta, fa un po' vedere. Quando tranquillizzati, i dinosauri possono essere trasportati ovunque nel parco. Allora, i team di trasporti. Ok, sì, devo tornare qui. Usare la T. Oh, e che palle. Ok. Transport team. Destinazione qui. E però sarebbe anche il caso di. Chiudi sto cavolo di. Di cancello perché sennò scappa un'altra volta e sarebbe un pochettino stupido. Per quanto rimane tranquillizzato. Ok, adesso l'elicottero lo piglia e lo porta qua dentro di nuovo. Facciamo
Facciamo questa missione. Posso creare un triceratopo adesso. Figata. Vai. Ci vorrà un po', quindi intanto possiamo fare altre cose. I dinosauri rappresentano risorse finanziarie per noi, quindi dobbiamo curarli, stare molto attenti a loro e ovviamente stare attenti che non mangino i turisti. Perché i visitatori del parco che vengono mangiati è un tema ricorrente dei film di Jurassic Park, eccetera. Vediamo la ricerca. Cosa possiamo fare di bello? Vabbè, allora, esploriamoli attraverso il tutorial, tutte queste cose. Oh, attenzione. Missione completata. 1 su 5. Allora, Storm Defense Station. Ora. Look, the thing is, we're still learning where our boundaries are when it comes to keeping these animals under control. God knows they're working out ways to exploit our weaknesses. Guess we'll find out who gets to the limits of our abilities first, us or them. Ever vigilant. And that's always been the challenge of the Jurassic Industrial Complex. Exploitation versus security. The immense potential for profit and for violence. Allora, in buona sostanza ci sta dicendo, il punto è proprio questo, è che ancora non conosciamo perfettamente i limiti di sicurezza del parco, quindi dobbiamo fare test, dobbiamo sempre stare in allerta per tutto quello che può succedere e migliorare sempre di più e renderci sempre più conto dei limiti. E il dottor Malcolm dice, è questo il problema, profitti, sicurezza, limiti, eccetera, tutto questo porta alla violenza, data la sua esperienza sul campo. Ok, allora, Ammon Creation Lab, posso rilasciare il dinosauro. Oh, che bello il triceratopo, voglio vederlo. Che bello. Sono Owen Grady. I've seen things I'd rather not talk about, but it hasn't dampened my commitment to the dinosaurs. The raptors, more generally, and me and Blue specifically. We have a special relationship, like what I have with Claire. Less complicated. Anyway, nice to meet you. Ok, adesso. I see you've hatched a triceratops. Vabbè, si sta presentando. It'll be cute now, but that's only gonna last for about a week. Allora, dove li vedo? Tra parentesi, sto cercando di capire dove posso vedere tutti quanti i dinosauri che ho. La salute di questo qua non sta messo tanto bene. Perché? Ah, cibo. Zero cibo, c'ha. E anche questo scommetto. Zero cibo. Sapete cosa? Mi sa tanto che... Ah, Ranger Station. No. Storm Defense Station. Ah, è una protezione contro i danni del tempo. Cioè, i danni da agenti atmosferici. Ok. Vabbè, dai. Può essere interessante. Va bene, così sia. Adesso... vediamo un po'. No, allora, control room, mappe spedizioni, fossili, ricerche, InGen database. Missioni. Ok, eccola qua. Science Mission 1. I knew you were my kind of person, inquisitive, driven, and I knew you couldn't resist this opportunity. So let's get started. Vabbè, ma l'ho già fatta praticamente, no? Ok, gente, purtroppo ha crashato il gioco. Aspetta, che sta succedendo? I believe I may be on the cusp of something wondrous, and I have you to thank, at least in part, for where I find myself. Now we need to incubate, hatch, and house our dinosaur. Then we will know if our efforts will have been worth it. Ok, grazie.
Ok, vabbè, praticamente la missione, non so perché è crashato, ma tutto questo chiacchierare dice che semplicemente dobbiamo creare un triceratopo. Detto così, bene? Ed eccolo qua. E purtroppo mi sa tanto che è perché l'avevo già rilasciato prima. E infatti quando ho fatto ripartire il gioco, il triceratopo ancora doveva essere rilasciato. Perché forse faceva parte di una missione, praticamente deve essere questo il motivo del crash del gioco. Quindi riecco qua il nostro bel triceratopo che ci piace. Our new specimens, sorry, dinosaurs, are meeting expectations, but we want them to thrive. That's your next assignment. Allora, ok. Making sure our specimens are properly cared for. In other words, dinosaur welfare. The difference with dinosaurs is that they have no point of reference to understand humans, so don't expect much in the way of thank yous. Allora, ecco, in buona sostanza dobbiamo fare questo. Costruire un feeder per i dinosauri erbivori. I've been monitoring what you've been up to with great interest, and I'm a little disappointed that Dr. Dua came to you for this assignment instead of bringing me into the loop as she should have done. I'll discuss this with her later. Allora, adesso abbiamo una nuova missione che dobbiamo costruire una ranger station, è ok. Dobbiamo incubare e rilasciare un triceratopo con il 70% di genoma e ricercare Hawkworm Parasite nel centro di ricerca. A parte che l'avevo anche visto prima. Ah, eccolo qua. Ecco qua, perfetto. E credo che sia praticamente una ricerca che mi consente di affrontare delle malattie dei dinosauri. Oh, guarda un po', ci iniziano a essere dei visitatori. Molto bene. Allora, il feeder è qua, però non mi piace questa cosa. Meglio un altro feeder tipo qui. Bene, vabbè, adesso mangeranno. Ricerca completata, perfetto, e questo l'abbiamo già fatto. Poi, Ranger Station, eccola qua. Ah, ok, sono praticamente i tuttofare del parco. Ah, oltretutto, guardate un po' che non c'ho più quella che avevo costruito prima. Oh, ecco qua. It looks like you've run out of power. That's not good. Build more power stations or ok, mi servono. Mi servono più stazioni di. Sì, una power station extra. Ok. Però aspetta, ma Power Station non conviene farlo un pochettino più. No, vabbè, intanto facciamola qua, tanto questa è la prima isola, poi vedremo. Perfetto. Dovrebbe andare bene così. Allora, adesso dobbiamo far fronte al genoma di Triceratops. Aspetta. Al centro di ricerche. I know you've handled work like this in the past, so this contract should be right up your alley. Ok, ho accettato un'altra cosa e non ho neanche visto. Ah, ok, una stella. Devo arrivare a una stella. È molto semplice. Devo aumentare il rating del parco a 1. Poor satisfaction. Ok. Vabbè. No, sto anche perdendo soldi. Comunque, un po' per volta. Vediamo per la ricerca.
Ricerca genetica. Oppure... Allora, aspetta, com'è che funzionava? Upgrade agli edifici. Vabbè, allora, lo vedremo volta per volta. Prima o poi ci faremo una panoramica generale di tutto quanto. Ok, adesso facciamo un po' un'altra cosettina. Qui... Devo arrivare a progredire col genoma, quindi... Ah, giusto, dimenticavo. Allora, spedizione. Mi sa tanto che conviene... Ceratosaurus, questi sono bloccati. Wyangosaurus. Ok, vabbè, allora questo migliora il genoma di tutti quanti, quindi mi sa tanto che conviene fare questo. Allora, per soddisfare... guests. Conviene che non mi faccio venire in mente troppe idee, perché sennò succede di nuovo quel casino che è successo prima, sapete? Che mi crasha il gioco perché ho fatto cose che non dovevo. Comunque, visitatori ci stanno. La salute è decisamente aumentata. Come si fa? Io la cosa che vorrei capire è come si fa ad avere una panoramica... Ah, ok, forse è così. Forse è così, effettivamente. Ranger team. Oh, ecco, ok, si fa così... Il tasto veloce è M, perfetto. Solo i dinosauri. Veicoli o tutto quanto. Sottostazione 1. Sottostazione 2. Small power station. Ok, qui ci sono i feeder per gli erbivori, quindi hanno acqua, hanno cibo, hanno spazio per girare. Io direi che stanno bene così per un po'. Magari ne devo fare altri. Però il centro di spedizioni... Ah, ok, sì, si può migliorare la velocità con cui fanno le spedizioni. Sono degli upgrade che ci sono qui, come ci sono in altri punti, giustamente. Quindi adesso andiamo un po' a vedere la mappa di spedizioni. Ok, arriva tra poco, ok? Giusto un attimino di pazienza e dovremmo esserci. Perfetto. Sì, allora, ci sono tante cose che mi frullano per la testa in questo momento, ma per adesso rispettiamo il tutorial, tra virgolette. Rispettiamo gli obiettivi di missione. E nient'altro, basta. Meglio così. Meglio così per questa prima missione, isola? Non lo so. Ecco che arriva il team di spedizione e ci porta un bel po' di fossili con cui possiamo estrarre il DNA dell'Edmontosaurus, di un triceratop, altissima qualità, molto bene, e questo, niente, ci dà un po' di denaro. Molto bene, molto, molto, molto bene. Allora, il genoma dell'Edmontosaurus, di quanto aumenterà? Più 1%? Ma come più 1%, davvero? Ah, arriverà al 61%. Vabbè, poi lo vedremo. Per esempio, no? Edmontosaurus adesso è al 60%. Ceratosaurus non posso farlo ancora. E ci sono tanti dinosauri. Madonna, il T-Rex. Non vedo l'ora, ragazzi. T-Rex è sempre stato il mio dinosauro preferito. In assoluto. Il secondo è lo Stegosaurus. E spero che ci sia. Allora, un pochettino di ricerca e dovremmo arrivare presto ad avere
il genoma. Ehi. Ok, allora andiamo un po' a vedere qua come procede. Incubate Dinosaur. Oh, 70%, 70% preciso. Perfetto, vai. Incubiamo un... Modificare genoma. Vediamo cosa gli posso fare al... Ah, dai, cosmetic. Attacco. Difesa. È sconosciuto. Chissà però la vera utilità di queste cose. La modifica del genoma. Va bene. $230,000. Per la miseria. Bene, adesso giusto il tempo che si crei qualcosa di utile qui. E il resto meglio che, ripeto, meglio che mi sto con sti quattro guai. Ma Management Views ti dice i problemi, vero? Dinosaur Visibility 0%? Davvero? Ok, va bene. Anche questa è una schermata che potrebbe essere utile nell'immediato futuro. Qui siamo al 50%. Oh, sento che già arriva. Che bellini i miei dinosauri. Oh, tu sei veramente brutto, devo dire. Il triceratopo invece è fantastico. Che bello che sei. Ah, tu stai mangiando qui, eh? Vabbè. Forse due acciari sono pure... cioè, il feeder qua, averne due magari è esagerato. Però ho preferito fare così perché c'era qualcuno che aveva veramente tanta fame. Comunque stanno veramente bene. E la cosa mi fa molto piacere. Dai, avrà finito, mo. Infatti, 92%. Ok. Dai. Coraggio, che voglio andare avanti. Eccoci qua. Release. Un altro bel triceratopo. Ma che differenza c'è tra un triceratopo rilasciato col genoma a una percentuale più alta? Cosa ha? Una vita più lunga? Si difende meglio? Come funziona? Vabbè, bisognerà capirlo. Oh! Attenzione, c'è un problema. Allora, R, Ranger. Ranger team. Oh my gosh, you got a sick dinosaur on your hands. It's time to treat it. Ok, è così. È la stessa cosa dei dinosauri scappati. C'è il team dei Ranger che praticamente prende, vola. Che cosa diavolo è questo coso? Ah, ok, è una jeepetta. Una jeepetta che va là e questo dinosauro, per esempio... Ah, ok. In panico. Purtroppo, poverino. Vabbè. Oh, ok, perfetto. Curato. La prima missione... Ah, Cardio Strength 2.0. I've done it. We are on the path to a pure strain dinosaur. This will definitely shift the paradigm. I can't ignore this accomplishment. With your help, obviously. That goes without saying. But under my direction, I think we make a good team. Let's do this again. I'll let you know when. I've witnessed Doctor do a flail and fail before. Now with you, she believes she is on her way. Does she really think she can accomplish what I have not? Ok, allora, praticamente la dottoressa dice, ok, sì, è meraviglioso, siamo nel percorso per ottenere una razza di dinosauro pura.
Ok, credo che si tratti di una cosa del genere. E a quel punto sarà qualcosa che non potranno ignorare. Sarà qualcosa che sarà veramente importante. Quindi, con il nostro aiuto, insomma, cioè, raggiungeremo questo obiettivo. E l'altro dottore, che è quello del Jurassic Park originario, dice: la dottoressa pensa di riuscirci. Pensa di riuscire dove io ho fallito? Staremo a vedere. Quindi c'è anche questo elemento un po' ansiogeno, diciamo, di fondo. Va bene. Ragazzi, io direi che possiamo anche fermarci qua per questa puntata. Abbiamo fatto molto, perdonatemi se ho avuto veramente problemi a tradurvi direttamente l'inglese. Credo che alla fine parafrasarvi e spiegarvi quello che sta succedendo all'interno del gioco dopo che è stato detto sia la soluzione migliore, perché speravo di farcela, ma a quanto pare non ce la faccio a tradurvi l'inglese simultaneamente mentre ve lo dicono. Forse ho preteso troppo da me stesso, forse non conosco l'inglese bene abbastanza quanto speravo, insomma, però vi prego di capire la difficoltà. Va bene ragazzi, io direi che per oggi è davvero tutto. Per adesso devo dire che mi sta piacendo di brutto. Credo che vedremo delle gran belle cose all'interno di questo gioco. Quindi, per oggi è tutto ragazzi. Noi ci vediamo domani con un'altra puntata. Nel mentre, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa nuova serie di Jurassic World Evolution. Va bene? A presto ragazzi.